Chilometri Zero, gli avvenimenti in Val Seriana, un programma offerto da Auto Ciceri di Pontenossa e Albino. Scegliere un'auto è una decisione importante, come la sua manutenzione. Affidati ai nostri tecnici autorizzati Opel. Ci prenderemo cura della tua auto. HC Elettrica, impianti elettrici civili e industriali, domotica, cablaggi reti dati, antenne TV. Inoltre, sistemi di videosorveglianza e antintrusione. Pizzeria Bruschetteria Mixer, sulla provinciale per Vallalta, ad Albino. Primi piatti, bruschette e tutti i giorni gustose pizze con forno a legna, anche da asporto. E su prenotazione allo 035 77 09 03. Al ristorante Albergo K2, ai Prati Moletti a Gaverina Terme, potrai gustare i piatti tipici della cucina bergamasca, preparati con ricette tradizionali e prodotti a chilometro zero. Prima sagra dei Billy Goch, siamo a Casale di Albino, un po' di pioggia ci fa compagnia, ma le persone non si sono fatte arrendere dal brutto tempo e sono venute qua per assaggiare le castagne e tutti i prodotti tipici proposti. Della sagra dei Billy Goch, partiamo un po' dalla storia. Sono passati 25 anni, che cosa fate appunto per Casale? Beh, sono passati 25 anni, 25, un quarto di secolo, ma il Billy Goch è sempre di moda, possiamo dire. Infatti in questi anni in cui la scoperta delle tradizioni locali prende via via sempre più importanza, anche noi abbiamo proprio notato come l'interesse verso questo prodotto sia sempre aumentata, sta aumentando di anno in anno. E noi cerchiamo di mantenere, pur inserendo qualche novità, qualche proposta magari un po' più moderna, però cerchiamo di mantenere la tradizione, proprio per lasciare anche alle generazioni future un'eredità quale appunto la lavorazione del Billy Goch. E questa tradizione appunto che radici ha nella storia della bergamasca? Soprattutto della Valle del Luglio. Diciamo che anticamente la castagna era chiamato il pane dei poveri, nel senso che era quel prodotto che le famiglie contadine trovavano nel bosco e conservavano poi per tutto l'inverno. E la problematica fondamentale era proprio quella della conservazione, perché le castagne le troviamo ad ottobre, fine settembre, ottobre, però per consumarle adesso, per esempio a febbraio, ci voleva proprio una buona conservazione.
conservazione, e la affumicatura, che poi è appunto la tecnica di conservazione che noi utilizziamo, era proprio una di quelle tecniche utilizzate appunto nelle famiglie per il mantenimento del prodotto. Io poi non so se in tutta la Bergamasca facessero allo stesso modo, si parla anche della castagna del prete piuttosto che dell'essiccazione in altro modo. La nostra è particolare perché è un'essiccazione attraverso il fumo, un fumo aromatizzato, perché anche la legna che noi utilizziamo è la legna di ontano, quindi una legna di castagno, mentre la legna di ontano è quella utilizzata per la grata, che sono appunto queste listelle attraverso cui poi il fumo passa, e attraverso il fumo la castagna perde la propria umidità e quindi si essica. Qualche giorno prima della sagra effettuiamo la bollitura, e dopo la bollitura c'è il cosiddetto gavettone, cioè una secchiata di acqua fredda che a contatto con la buccia bollente del biligoccia gli caratterizza la grinzosità della buccia, quindi. Con tutti gli impegni che immagino abbiate tutti, visto che siete volontari, come fate appunto a portare avanti la tradizione? In quanti siete? Quanto lavorate? Beh, lo facciamo con tanta fatica, perché Casale è una frazione piccola, è la più piccola frazione della Valle del Luglio. Però la passione è tanta, la passione, l'amore per la terra, l'amore per il biligoccia, ma soprattutto, come dicevo all'inizio, la volontà di mantenere una tradizione che altrimenti andrebbe a perdersi. Quindi cerchiamo di impegnare le nostre serate dal mese di ottobre, potremmo dire, ad oggi, per la cernita, che vuol dire la ricerca della castagna più adatta per la lavorazione, l'eliminazione di quelle che sono marce, e quindi per dare il più possibile un buon prodotto. Sappiamo poi che l'altra difficoltà è quella di trovare un buon prodotto, soprattutto perché la malattia di cui il castagno comunque soffre va a intaccare a volte anche non solo la produzione che può dare l'albero, ma anche la qualità stessa del frutto. E quindi, insomma, tra le varie fatiche, qualche soddisfazione quando la gente viene e dice: che bella frazione, che bella festa, ci siamo divertiti, è interessante. Sono tutte le soddisfazioni dei volontari, il grazie della gente, insomma. Arriva ad oggi alla sagra che si svolge sul sagrato della chiesa e che vede associati ai sapori delle castagne anche altri sapori, quindi immagino che lo sforzo sia anche a fare sinergia con tutti gli altri produttori della valle. Sì, diciamo che noi crediamo appunto nella tradizione e nel prodotto, potremmo dire biologico, quindi è legato al chilometro zero, a tutto un discorso che adesso va proprio di moda, e vogliamo essere anche una vetrina per i produttori locali. In piazzetta, nella piazzetta Nicoli,
c'è Mercato Cittadinanza, che è questa associazione di produttori locali che tramite il Comune di Albino organizza tutti i mesi il mercato nella piazza del Comune di Albino, e che abbiamo invitato proprio per dare la possibilità a loro di mostrare i loro prodotti e anche noi di crescere a livello qualitativo la nostra sagra. E poi spazio agli hobbisti, per esempio, c'è qualcuno che fa proprio vedere come realizza il proprio prodotto di artigianato, quindi cerchiamo proprio di offrire più spazi senza dimenticare l'aspetto culturale, quindi l'apertura del nostro museo etnografico con la visita guidata e delle essiccatoie, in modo che le persone si rendano anche conto da dove viene il prodotto del Billy Goch, come viene realizzato, e può vedere sul campo e dal vivo gli strumenti che noi utilizziamo. Auto Ciceri di Pontenossa e Albino. Scegliere un'auto è una decisione importante, come la sua manutenzione. Affidati ai nostri tecnici autorizzati Opel. Ci prenderemo cura della tua auto. HC Elettrica. Impianti elettrici civili e industriali. Domotica, cablaggi reti dati, antenne TV. Inoltre, sistemi di videosorveglianza e antintrusione. Pizzeria Bruschetteria Mixer, sulla provinciale per Vallalta, ad Albino. Primi piatti, bruschette e tutti i giorni gustose pizze con forno a legna, anche da asporto. E su prenotazione allo 035 77 09 03. Al ristorante Albergo K2, ai Prati Moletti a Gaverina Terme, potrai gustare i piatti tipici della cucina bergamasca, preparati con ricette tradizionali e prodotti a chilometro zero. Torniamo a parlare nello specifico del vostro gruppo, 25 anni di attività, come sono evolute le cose, in quanti siete, e immagino i ringraziamenti dovuti a tutti coloro che operano anche nelle retrovie. Sì, il gruppo culturale nasce diversi anni fa, ecco, non proprio 25, però quasi. E il gruppo nasce grazie all'idea, all'iniziativa di Monsignor Aldo Nicoli, che ha pensato che per poter crescere a livello proprio culturale la frazione avesse bisogno di un gruppo che si dedicasse esclusivamente a portare avanti le feste, le sagre, la tradizione della castagna. E così è nato questo gruppo, che via via è cresciuto, ne fanno parte persone della frazione ma anche fuori dalla Valle del Luglio, anche di Bergamo per esempio, e niente, cerchiamo di incontrarci, di collaborare, di scambiarci le idee, di visitare anche altre sagre per prendere degli spunti, delle idee che magari possono poi essere adattate alla nostra realtà.
Quindi i vostri visitatori, se poi si associano, immagino che sono soprattutto da fuori. Sì, i nostri visitatori a sorpresa vengono soprattutto da fuori, anche perché gli abitanti della valle conoscono la castagna, quindi magari un anno vengono, un anno no. Invece grande interesse riscuotiamo un po' da tutta la Lombardia, dalla zona di Milano, soprattutto Como, ma anche da fuori. Addirittura un anno abbiamo avuto un americano ospite che ha comprato i biligocci, li ha portati in America, originario ovviamente del posto, però è stato interessante questo scambio anche così al di là dell'oceano, ci ha un po' emozionato questa cosa. Immagino, i biligocci finiscono tutti oggi o ne resta qualcuno se magari oggi qualcuno non ha potuto raggiungerci? Allora, i biligocci pronti speriamo di terminarli oggi, anche perché una volta bolliti non hanno una durata eccessiva. Però abbiamo dei biligocci secchi che noi conserviamo sempre sulla grata, che sono a disposizione, magari se qualcuno o telefonicamente oppure tramite il nostro sito li volesse prenotare, noi possiamo appunto poi fare una vendita anche successiva, soprattutto la farina, per esempio, le mondine che si trovano sui banchetti oggi, nei limiti del possibile, si può acquistare anche successivamente. Precisare che la vostra attività non si esaurisce con la sagra, ma durante l'anno insomma ci saranno altre manifestazioni. Certo, le nostre manifestazioni riguardano sempre la castagna. Abbiamo la prima domenica di ottobre la sagra delle Caldarossa, le Borole, quelle che vengono comunemente conosciute così, e poi la seconda domenica di luglio invece la festa si sposta al Parco del Castagno, che è un'area che noi gradualmente stiamo pulendo. È una zona di castagneti, quindi cerchiamo di innestare castagni nuovi, di pulire il bosco e di attrezzare aree picnic. È sempre aperto sia per la raccolta durante il periodo autunnale delle castagne, sia per i picnic nella bella stagione. E appunto la seconda domenica di luglio organizziamo una grigliata, dei giochi e una conoscenza più approfondita del bosco. Museo etnografico di Casale, tanti anni di attività, ripercorriamo un po' la storia, come è nato e per volontà di chi? Il Museo della Valle del Luglio è nato grazie al gruppo culturale degli amici di Casale, in collaborazione con la parrocchia di Casale, il comune di Albino e la comunità montana Valle Seriana. Grazie a loro e al nostro impegno siamo riusciti ad aprire questo museo con tanti oggetti offerti dalla valle e anche delle persone di Casale. Abbiamo attrezzi che riguardano il contadino, la raccolta della frutta, il maniscalco, il calzolaio, anche una vetrina che riguarda la casa rurale. Diversi aspetti quindi del recupero delle tradizioni, che è quello che poi fate con la sagra dei biligocci. Esatto, adesso anche con la sagra dei biligocci, con la nostra mostra delle castagne, abbiamo anche una mostra dedicata anche alle mele, ai vecchi frutti della valle che stiamo riscoprendo.
Nello specifico le persone restano più incuriosite da cosa? C'è qualche oggetto che magari non è conosciuto o che magari appunto incuriosisce di più? Ma diciamo che bene o male vedono volentieri e meravigliati un po' tutti gli oggetti, perché quando vedono un oggetto, ah ma questo sì me lo ricordo, ah l'andarola mi ricordo quando la mamma mi metteva dentro. Bene o male sono un po' meravigliati da tutti questi oggetti che rivedono molto volentieri. Si ritorna indietro, insomma. Si ritorna indietro nel tempo, si ritorna bambini, sì. Auto Ciceri di Pontenossa e Albino. Scegliere un'auto è una decisione importante, come la sua manutenzione. Affidati ai nostri tecnici autorizzati Opel. Ci prenderemo cura della tua auto. HC Elettrica. Impianti elettrici civili e industriali. Domotica, cablaggi reti dati, antenne TV. Inoltre, sistemi di videosorveglianza e anti-intrusione. Pizzeria Bruschetteria Mixer, sulla provinciale per Vallalta, ad Albino. Primi piatti, bruschette e tutti i giorni gustose pizze con forno a legna, anche da asporto. E su prenotazione allo 035 77 09 03. Al ristorante Albergo K2, ai Prati Moletti a Gaverina Terme, potrai gustare i piatti tipici della cucina bergamasca, preparati con ricette tradizionali e prodotti a chilometro zero. Vengono proprio alla scoperta di un mondo che non conoscono. Un mondo che non conoscono, qui scoprono cosa facevano i loro nonni, cosa facevano le nonne, vengono proprio per conoscere. Ne fate diverse di visite guidate al museo durante l'anno? Sì, abbastanza. Di solito la domenica mattina il museo è sempre aperto dalle 9 alle 11, poi abbiamo visite guidate proprio con scolaresche o gruppi che comunque vengono da fuori. Sì, diciamo che è abbastanza frequentato. Siete alla ricerca di altri reperti oppure lo spazio è tutto occupato? Lo spazio per il momento è tutto occupato. Però immagino che magari ci sono degli ambiti che andrebbero approfonditi, quindi magari chi lo sa più avanti. Sì, più avanti vedremo un po'. Certo, cercare di riscoprire qualcosa di nuovo è sempre bello. Però bisogna fare convogliare il tutto con la disponibilità e ovviamente con sì, lo spazio. Ci vuole disponibilità, ci vuole impegno e volontà, sicuramente. Quindi invitiamo tutti a venirvi a trovare qui al museo, che si trova proprio vicino alla chiesa di Casale, a venire a scoprire tutte quelle belle caratteristiche della tradizione che sono conservate qui in Valle del Luglio. Grazie. Grazie a voi e vi aspetto al museo.
Non solo castagne, in Valle del Luglio, particolare è della frutta antica che è stata poi rivisitata e riscoperta. Di cosa stiamo parlando nello specifico? Stiamo parlando della frutta che negli anni 50 da questo territorio andava al mercato ortofrutticolo di Bergamo. Per stare molto molto bassi con le cifre si parla di 3.000 quintali di mele e 1.500 quintali di pere. Noi le abbiamo ridefinite antichi saperi e sapori perché questi frutti venivano conservati, in quei tempi non c'erano le celle frigorifere, naturalmente nei locali freschi, e alcuni frutti, come ho messo sul tavolo anche oggi in esposizione, sono frutti che entrano in maturazione ora, da adesso ci portano fino alla frutta nuova che saranno le prime ciliegie. Questa era la filosofia che stava dietro alla produzione di allora, poi frutti adattati al territorio senza bisogno di particolari trattamenti. Ricordo a tutti che le mele industriali che troviamo sui mercati sono trattate anche 15, 20 e forse più volte con prodotti anticrittogamici, eccetera. Sentendo questi numeri viene da chiedersi dove venivano coltivate tutta questa enorme produzione. E nella Valle del Luglio il lato, diciamo, soleggiato aveva le mele, aveva le pere e anche c'erano diversi pezzi a vigneto. Nel lato meno soleggiato, quindi mezza ombra e mezzo sole, appunto venivano tutte queste castagne che sono poi diventate la tradizione dei biligocce. La frutta che abbiamo riprodotto nel frutteto della comunità montana, questa frutta antica, un 60% viene da questo territorio, qualcosa dall'Alta Valseriana, ma ho portato varietà anche dal Savonese e dal Lago di Garda, dove ci sono parecchi frutti antichi. Se nessuno lo sa, ricordo che la natura ci ha dato, solo in termini di mele, 7.000 varietà, l'uomo ne coltiva 7-8 industrialmente. Tante scoperte, insomma, di cose di cui non siamo a conoscenza. Nello specifico ancora della Valle del Luglio, è andata perdendosi completamente la coltivazione, non c'è qualche piccola coltivazione di nicchia? No, è residuale, c'è solo una persona che conosco io che si dedica a tempo pieno, ma pensionato, per questa passione. Per il resto abbiamo intercettato la domanda di tanti utenti privati. Quest'anno la comunità montana terrà ancora un corso di frutticoltura, presto verrà pubblicizzato, c'è sempre stata moltissima richiesta su questo corso e speriamo che la passione per la frutta non sia solo a livello hobbistico, ma possa portare anche in termini di reddituralità qualche posto di lavoro in una valle che anche lei sta conoscendo la crisi. Anche perché si parla poi della nostra salute, soprattutto quello che dicevamo prima delle mele più lavorate. Torniamo al discorso della reddituralità. Se uno dovesse investire, può farcela in questo mercato? Sono convinto di sì, a livello di prodotto di nicchia, ma anche all'interno di quelli che sono i gruppi di acquisto solidale che si vanno sempre di più diffondendo nelle nostre vallate, nei nostri paesi. Garantisco che comprando questi frutti possiamo avere una qualità certa. La sicurezza che non hanno subito trattamenti di particolare impatto ambientale e soprattutto, cito la Calvilla, la prima che mi viene in mente, pensate che ha un contenuto di vitamina C più elevato delle arance. Uno pensa che siano gli agrumi che hanno più vitamina C, eppure la Calvilla, ad esempio, una mela tra l'altro rivestita da una cera naturale che le impedisce la disidratazione, ha questi contenuti. Poi non parliamo anche di tante altre sostanze nutritive. Per chi volesse avere tutte queste informazioni più nello specifico, il riferimento è la comunità montana dunque. Sì, la comunità montana ha realizzato un frutteto didattico che adesso per problemi economici non riesce più a gestire, lo ha poi ceduto incomodato al comune di Colzate. La comunità continua a tenere questo corso e ha queste informazioni da mettere a disposizione. C'è anche un vivaio comunque che un privato ha messo in piedi e è diventata la sua attività. Quindi in chiusura potremmo invitare tutti i giovani anche a riscoprire le proprie radici e perché no credere che possono essere il proprio futuro. Certamente, nel prossimo mese di febbraio, anzi è già iniziato febbraio, terrò 4 interventi all'Istituto Agrario e poi successivamente alla Scuola per l'Agroalimentare di Caravaggio. Questo è l'argomento specifico per cui ci hanno chiamato a portare informazioni e numeri, perché da lì usciranno i giovani che dovranno riprendere in mano il destino del nostro territorio.
Finisce qui questa puntata di Chilometro 0 Eventi in Val Seriana, dalla sagra dei Billy Goch da Casale di Albino. Di avere tutto, grazie, ci vediamo nella prossima puntata, grazie davvero per l'attenzione. Auto Ciceri di Pontenossa e Albino. Scegliere un'auto è una decisione importante, come la sua manutenzione. Affidati ai nostri tecnici autorizzati Opel. Ci prenderemo cura della tua auto. HC Elettrica. Impianti elettrici civili e industriali. Domotica, cablaggi reti dati, antenne TV. Inoltre, sistemi di videosorveglianza e antintrusione. Pizzeria Bruschetteria Mixer, sulla provinciale per Vallalta, ad Albino. Primi piatti, bruschette e tutti i giorni gustose pizze con forno a legna, anche da asporto. E su prenotazione allo 035 77 09 03. Al ristorante Albergo K2, ai Prati Moletti a Gaverina Terme, potrai gustare i piatti tipici della cucina bergamasca, preparati con ricette tradizionali e prodotti a chilometro zero.